aggiuntive, ai sensi dell'articolo 5,8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Avverto che l'emendamento Garavini 1.55 a pagina 5 del fascicolo deve intendersi correttamente numerato come 1.60. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti l'onorevole Santerini. Ne ha facoltà. Sono qua, Presidente. Ecco. Chiedo scusa. Grazie. Io vorrei intervenire perché questo provvedimento mi sembra di particolare importanza, ringraziando anche... Lei inizi a parlare, Santerini, colleghi, vi pregherei gentilmente di abbassare il tono della voce, siamo all'inizio della seduta pomeridiana e lasciamo che chi deve parlare lo faccia in un modo decente, grazie. Io vorrei anzitutto ringraziare il relatore, l'onorevole Walter Verini, che ha seguito questo provvedimento con competenza e con precisione, e ritengo che sia giusto interrogarsi sul buon uso della memoria, in particolare la memoria della Shoah, in tempi di revisionismo e negazionismo, nonostante l'enorme mole di documenti che provano Auschwitz e nonostante siano in vita vari testimoni diretti della macchina dei campi. E qui vorrei ricordare ad esempio, soltanto per fare alcuni nomi, Liliana Segre, Goti Bauer e Nedo Fiano. Gli assassini della memoria, come sappiamo, sono, come li definisce Vidal Naquet, sono sempre pronti, sanno ma non credono. Si è discusso quindi su questo testo che arriva oggi in aula perché contiene alcuni nodi fondamentali per la storia europea. Anzitutto il dibattito sull'unicità, la cosiddetta unicità della Shoah e sulla sua dicibilità, che si collega al rapporto con gli altri genocidi del XX secolo, la Cambogia, il Ruanda, i Balcani, per dirne alcuni. E poi il rapporto tra storia e memoria, una basata sulla ricerca e sui dati, l'altra personale e soggettiva. Sappiamo che in questo caso la storia può dirci il come, ma nel caso della Shoah non può dirci il perché. E l'interrogativo sulla comprensibilità degli eventi, della deportazione e dello sterminio resta aperto. Per questo, insomma, vorrei dire che c'è da tremare a mettere mano a questa materia. E ritengo sia molto giusto che giunga in porto il 16 ottobre, non a caso, anniversario di quel 16 ottobre 43, giorno del rastrellamento degli ebrei romani. Quanto questo passato non passi e ci riguardi direttamente nell'approvazione di questo testo, l'abbiamo visto anche lunedì, ieri, nell'incontro qui alla Camera, il ricordo del 12 ottobre 82, quell'attentato alla sinagoga di Roma dove morì il bambino italiano Stefano Taché, e che ci ha mostrato come l'antisemitismo nel dopoguerra prenda forme nuove, mutanti, perché quando il tessuto della società è debole e fragile riemergono e si saldano con altre forme, per esempio dell'antisionismo o forme di conflitto politico. Un evento come la Shoah quindi non può rimanere sepolto nel passato, ma crea una nuova sensibilità morale che porta a difendere quei diritti oggi in un contesto storico diverso. Per questo, consapevoli della posta in gioco, come ha auspicato il relatore, non abbiamo presentato emendamenti, anche se siamo intervenuti prima in discussione politica, per evitare che le norme da approvare oggi fossero meramente repressive. C'è bisogno di illuminare in modo più complesso il confine tra libertà di espressione e discorso d'odio. Le democrazie oggi sono di fronte a un vero e proprio dilemma. Da un lato devono difendere i valori su cui sono fondate e tra queste la libertà d'espressione. Dall'altro bisogna difendersi dai nemici della democrazia come il negazionismo. Libertà sì, ma non il suo abuso che minaccia la società. Questo difficile equilibrio ha portato alla formulazione attuale. I giudici dovranno decidere caso per caso quali siano appunto le aggravanti della negazione
e potranno usare un approccio più restrittivo di fronte a affermazioni che minano i principi fondatori della democrazia e dei diritti umani. Ma vorrei concludere, non basterà punire, non possiamo portare la storia in tribunale, ma chi oggi, negandola, istiga all'odio. Con il Consiglio d'Europa abbiamo istituito un'alleanza contro l'odio che intende perseguire proprio non solo sul piano giuridico o penale questo tipo di violazioni. La legge nella società complessa non può usare solo la forza o ricorrere solo alla pena, ma è chiamata a regolare progettualmente la vita comune. Quella che combattiamo è una mentalità più ampia e gli strumenti non sono solo penali o repressivi, ma culturali, politici e sociali. La memoria non può essere conservata e difesa solo in un recinto. Esiste infatti anche il pericolo della rimozione e della banalizzazione e sappiamo come fossero normali e comuni gli esecutori, i collaboratori e soprattutto gli spettatori dello sterminio. La zona grigia esiste anche oggi. Al di là dei casi estremi è di prevenzione che dobbiamo parlare, è di neorazzismo e di neoantisemitismo quotidiano che dobbiamo parlare, che dobbiamo combattere. Per questo io ritengo che tutti noi ci dobbiamo impegnare per prevenire e contrastare queste forme di espressione di odio che diffondono, che incitano, che promuovono, che giustificano con altre forme, in particolare combattendo e contrastando l'antisemitismo e il razzismo sul web, perché come ho proposto in un testo che ho depositato è l'odio online che oggi si diffonde ovunque, che rende credibile l'incredibile, come vediamo in tanti casi anche politici, e che possiamo ancora oggi combattere politicamente. Grazie. Grazie a lei, onorevole Santerini. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, passiamo a onorevole Capezzone, le chiedo scusa, prego. Mi scusi, signor Presidente, non mi ero segnalato per tempo, ho chiesto la parola all'ultimo istante. Non interverrò sui singoli emendamenti e prego i proponenti e i relatori di considerare questi miei pochi minuti di intervento nulla di ostile, mancherebbe altro, anzi esprimo loro gratitudine per l'iniziativa presa, per il lavoro svolto qui alla Camera come precedentemente al Senato, ma se questo è un Parlamento forse arricchirlo di una riflessione comune e arricchirlo anche di sfumature diverse quando si ha in comune l'obiettivo, quando si ha in comune il fine, credo sia anche giusto ragionare sui mezzi e sugli strumenti per raggiungere quell'obiettivo. E allora, nel ringraziare i proponenti e i relatori anche per gli elementi di cautela che hanno inserito, che sono stati da ultimo illustrati, per evitare che si ripercorra pedissequamente la strada dei reati di opinione. Quindi, ripeto, sono attento al lavoro svolto e comprendo le buone, le ottime intenzioni. Preannuncio che voterò a favore a scanso di equivoci, ovviamente. Tuttavia, desidero lasciare agli atti, dicevo, è un tema di nuance, è un tema di sfumature, un possibile approccio diverso. Vedete, per quanto delle parole, per quanto delle tesi siano aberranti, siano inaccettabili, siano le più lontane da noi, io confido che tu possa sconfiggerle non vietandole o punendole per legge, ma proponendo tue parole, tue tesi, tua convinzione, tua storia, senza avere, diciamo, il supporto del codice penale. Ripeto, comprendo le ragioni per cui si fa questo e in nome di quelle buone intenzioni